Ci risiamo, ci incontriamo, apriamo il Vangelo e sto Gesù che c'era su queste benedette ricchezze. È uno dei motivi per cui tante persone non amano fare delle scelte nell'ambito spirituale un po' serie. Certo, una lettura superficiale del passo evangelico ci può portare a questo. C'è qualcuno che dal poco si è creato qualcosina, c'è qualcuno che ha faticato magari una vita per qualche risparmio, siamo in un periodo dove magari adesso si fa fatica a metter via qualche soldino. Poi arrivi qui magari contento per incontrare il Signore, spero che voi siate venuti contenti a questo incontro e Lui ti dice: oh, oh, non puoi servire Dio e la ricchezza. E allora verrebbe voglia di dire: quanto mai non mi sono fatto venire il mal di pancia questa sera e stavo a casa e mi portavo avanti la mia vita con tranquillità. Dicevo, una lettura superficiale del Vangelo ci può portare a queste conclusioni. La lettura di chi è qui e fa la statuina bella, che viene, il Signore può dire quello che vuole, tanto poi resta tutto qui. Invece io sono certo, cari amici, che questa sera noi ci siamo ritrovati come fratelli, convocati dal Maestro per, come vi dicevo all'inizio di questo incontro, per diventare un pochettino più umani. Perché quando diventiamo umani, lì dentro c'è anche il profumo del cristiano. Cristiano non è, il cristiano è dentro la nostra umanità. È dentro. Perché Dio si è fatto uomo. Devo dirvi che la parabola che abbiamo ascoltato, la parabola dell'amministratore disonesto, non è di facile interpretazione. Però vorrei regalarvi quello che questa parola ha detto al mio cuore. Ho trovato una somiglianza nel Vangelo di questa sera e nel Vangelo di domenica scorsa, molto bello, che secondo me, a parer mio, può essere veramente la chiave di lettura di questa parabola. C'è un amministratore disonesto, c'è un ladro, appunto, il quale, mentre tenta di portare avanti il lavoro del suo padrone, intasca qualcosina. A un certo punto i registri parlano e il padrone dice: mi spiace, tu sei disonesto, quindi perdi il posto di lavoro. Che cosa fa questo qui? Pensa. Provate a leggere il passo del Vangelo. Che cosa farò? Vi ricordate il figlio del prodigo sabato scorso? Rientrando in se stesso, pensò: nella casa di mio padre. Pensa. Mi sembra che questa sera il Signore ci voglia dire un po' quella roba qui. Pensa. Usa la testa. Sei così abile per quanto riguarda i beni materiali ad usare la testa? Passi qualche volta delle notti insonne perché i conti non quadrano. Ti affanni, non è forse vero? Ti affanni quando ci sono dei debiti, ci sono delle scadenze. Pensa. Pensa con questa scaltrezza anche alle cose che contano davvero nella vita. Sono importanti i soldi, eh? Questo ce lo siamo detti tante volte. Il Signore non sputa in faccia alle ricchezze, assolutamente no. Ma questa sera il Signore ci dice: di fronte alle ricchezze che hai, pensa, le ricchezze che abbiamo valgono più di Dio, le ricchezze che abbiamo valgono di più dei fratelli, le ricchezze che abbiamo valgono più di noi stessi, perché il pensare alle ricchezze ci può davvero portare a dimenticare Dio, a calpestare i fratelli, ma soprattutto dimenticarci di noi. Provate a pensare se non è così. Il pensare alla ricchezza, io penso ad arricchirmi,
Penso ad avere una sicurezza su questa terra. E sapete bene che per mantenere questa sicurezza fatta di cose, qualche volta anche di affetti, tante volte uno fa di tutto, tempo, energie, sentimenti, e il posto per Dio non c'è, non lo troviamo. Appunto, ci sembra tempo buttato via. Pensare a Dio, preoccuparmi delle cose di Dio, che vuol dire, tra le altre cose, preoccuparmi di quel pezzo di paradiso che c'è in ogni uomo, perché ogni essere umano è fatto di paradiso, di eternità, di ciò che non finisce. Ma non ho tempo perché ho questo, mi dimentico di pregare. Sulla bocca dei cristiani, mi dimentico di pregare. Ma cosa fai tutto il giorno? Don Mauro, io ogni giorno lavoro, devo sistemare, devo guadagnare, devo mettere via, La ricchezza diventa un idolo che ti porta via il pensiero verso l'alto. E la ricchezza ti porta via anche il pensiero nei confronti degli altri, non solo dell'altro con la maiuscola, ma anche degli altri. Perché se io sono preoccupato di avere e di difendere il mio avere, non ho tempo per gli altri. E allora si devono arrangiare. E allora ognuno guarda il proprio orticello e ognuno tira fuori le unghie se qualcuno entra nel mio orticello. Perché? Ma perché devo difendere la mia proprietà? E il pensiero della ricchezza porta via anche quella cosa più bella che abbiamo, che è la nostra persona, il nostro essere. Il nostro essere per quello che siamo, non per quello che vogliamo apparire. In questa settimana, nei colloqui personali che ho con alcune persone, anche con alcuni giovani, quanta bassa stima di se stessi abbiamo. Angatet, scusate il bergamasco, abbiamo tutto. Siamo in crisi, dobbiamo fare i conti, ci sono delle famiglie veramente in difficoltà, però diciamoci la verità, siamo ancora in quella parte di mondo che sta bene. E uno non riesce a voler bene a se stesso, non riesce ad accettarsi, e quindi questa cosa lo porta a non aver fiducia nel lavoro e quindi a non aver voglia di lavorare, e quindi lo porta a non avere forza per delle relazioni vere, e quindi non si vuole impegnare in relazioni autentiche, e così via. Preoccupati di avere quella cupidigia. Non mi riferisco solo ai soldi, anche alle nostre idee. Preoccupati di difendere le nostre idee come se noi fossimo il centro dell'universo. Gesù questa sera, con il suo stile, che è tutto suo, ci dice: pensa, fermati, pensa alle cose che hai, pensa ai tuoi sogni, ai tuoi desideri, pensa a quello che sei, pensa alle persone che hai accanto, pensa a Dio. E diventa scaltro, quasi in un modo disonesto. Svegliati, non far passare il tempo così, perché il tempo passa inesorabilmente. Sarebbe davvero brutto far scorrere il tempo e accorgersi che stiamo buttando via il tempo. Perché? Perché non lo riempiamo di pensiero, di riflessione. Lo riempiamo di cose, di attivismo, e pensiamo poco. Questa settimana, per esempio, esortato da questa parola, nella mia preghiera personale, quante volte mi sono fermato a dire: ma Don Mauro, ma tutto quello che fai è proprio così indispensabile? O lo fai per te, appunto, lo fai per una ricchezza personale? Cosa dire alla gente, devo farmi vedere, così la gente mi dice bravo. È proprio
proprio tutto necessario quello che facciamo, che ci distoglie da Dio, dall'attenzione agli altri, dall'attenzione a noi stessi. Pensiamoci. Vedete che il Signore, magari qualche volta apparentemente con delle parole difficili, invece poi ci porta a ciò che è semplice ma è difficile, ma è semplice. Cioè ci ricorda che abbiamo la capacità davvero di fermarci, di buttare dentro un po' di luce nelle cose che facciamo. Quanto ne abbiamo bisogno tutti, tutti. Perché per esempio le ricchezze, certo che noi le possiamo usare e dobbiamo usarle, ma la ricchezza non deve diventare Dio. La ricchezza non deve diventare il motivo per cui tu schiacci sotto i piedi il povero. L'abbiamo sentito in un modo violento nella prima lettura tratta dal profeta Amos. Pur di andare in giro firmati, fa niente se poi dietro sfruttamento dei bambini, multinazionali, si aprono tantissime riflessioni, ma l'importante è che io vada in giro firmato, firmato con la firma degli altri, non con la mia firma. Quando invece con le nostre ricchezze possiamo vivere una vita agiata, ma certamente il Signore, vi dicevo, non disprezza, ma potremmo essere un attimino più attenti anche agli altri. Potremmo prenderci a cuore degli altri. E poi il pensare ci può aiutare a decidere. Decidere anche in una ricchezza che abbiamo e che può diventare ricchezza per gli altri. Siamo all'inizio di un nuovo anno pastorale. Ho incontrato un po' tutti i gruppi della nostra parrocchia. Giovedì sera si è riunito il nuovo consiglio pastorale e il ritornello che tutti i gruppi mi hanno un po' confidato è stato: Don Mauro, siamo sempre quelli. Chi in un gruppo, poi la stessa persona nell'altro gruppo. Ma pensate che bello, ognuno di noi ha tantissime ricchezze. Ognuno di noi ha qualcosa da dare agli altri. Nel momento in cui noi diamo questo qualcosa, diventiamo veramente ricchi. Concedetemelo, io non sono capace di guidare, vengo a pulire la chiesa. Regalo un'ora al mese per pulire l'oratorio. Do qualcosa di mio alla comunità. A me piacerebbe avere a cuore un po' l'animazione della carità nelle nostre parrocchie. Ti chiediamo un po' di tempo, non per spettegolare sulle famiglie che hanno difficoltà, ma per riflettere che cosa possiamo fare perché la carità diventi concreta. C'è il gruppo della Caritas. Mi piacerebbe parlare di Gesù ai nostri ragazzi. Non è difficile. Ci vuole preparazione, ci vuole una programmazione. Si tratta di partire. Entro nel gruppo dei mi piacerebbe qualche volta invitare i ragazzi in oratorio la domenica pomeriggio e proporgli un gioco, uno. Avete capito dove voglio arrivare? La comunità ha bisogno di voi, ha bisogno di tutti voi, ha bisogno che le nostre ricchezze diventino ricchezze per tutti. Proviamo a pensarci, vedete? Proviamo a pensarci, pensiamoci, e se appena appena possiamo arricchirci gli uni gli altri, facciamolo. Facciamolo perché il Signore ci chiede fondamentalmente questo: amministrare i nostri beni per diventare amici e un giorno per poterlo incontrare faccia a faccia. Sarà un giorno bellissimo. E non ci chiederà se abbiamo pregato tanto, che è importante. Non ci chiederà se abbiamo celebrato ogni domenica l'Eucaristia, che è importante. Ci chiederà se abbiamo pensato a diventare scaldi nel donare ciò che abbiamo ai nostri fratelli.